Ciao a tutti, benvenuti qua sul canale Obiettivo, sono Carmelo, questo è il mio primo video del 2024 e come avete visto dalle immagini vi porto il montaggio e le prime immagini di questo banco da lavoro per hobbisti. È un banco da lavoro, ripeto, per hobbisti, sottolineo hobbisti, non per falegnami, perché il piano è buono di questo tavolo da lavoro, ma il problema sono le gambe che sono molto esili. Il piano, ripeto, è valido e molto robusto, però le gambe o vanno sostituite o vanno rinforzate con dei traversi. Io per il momento lo lascio così perché voglio vedere come mi trovo. È un banco da lavoro che ho preso su Amazon, pagato mi sembra 57 euro, e volevo provarlo, ero curioso di provarlo. Io non ho un tavolo con delle morse, quindi ho detto io, vediamo com'è. Dalle foto sì, e dalle recensioni sì, ho letto che le gambe erano quelle che erano, però parlavano tutti bene del piano e quindi l'ho voluto prendere appunto per questo. E sul piano ci sono già dei fori prefatti, ma non sono fori quelli da 19 da 20 mm, i classici fori per i fermapezzo, per i cani, ma sono dei fori con all'interno degli inserti M6. Io credo che lascerò questi qua, questi inserti M6, anzi ne aggiungerò altri. Farò altri fori per bloccare i pezzi in vari modi, ecco, secondo le mie esigenze. Le morse sono leggere, però stringono bene. Ripeto, è un banco da lavoro per hobbisti, non è un banco da lavoro per andare a piallarci sopra, a fare avanti e indietro con una pialla, perché le gambe cederebbero al secondo colpo di pialla. È giusto un banco per andare a bloccare un pezzo per levigarlo, per bloccarlo nella morsa a fare una scanalatura, per andare ad assemblare cose, ecco. Non è un banco per fare chissà che cosa, ecco, appunto è un banco da hobbista e non da falegname. Prima di lasciarvi al video vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi piace e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre sui nuovi video che farò. E iscrivetevi anche ai miei social dove vedrete in anteprima quello che faccio. Ora vi lascio le immagini del video e spero che questo video possa essere d'aiuto a qualcuno se intende prendere un tavolo del genere. Poi successivamente ne farò un altro per farvelo vedere meglio e farvi vedere le modifiche che ho apportato. Niente, non mi dilungo più di tanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!